Nora! Norita! Nora! Ma ti si sente piangere fino dalla cucina, Nora? Per favore! Norita! Ho voglia di piangere, mamma, ti prego, lasciami stare! Sì, va bene, d'accordo, però non puoi andare avanti così per giorni e giorni, Norita! Senti, io ti ho detto di non darmi mai più retta, però fa un'eccezione adesso e sfogati con la tua mamma, eh? Raccontami che cos'hai. Dai, Nora, non resisto a vederti così. Guarda, ascoltami. Se lo desideri tanto, se lo ami tanto, se non puoi vivere senza di lui, sai che cosa devi fare? Alzarti, vestirti, uscire per strada e andare a cercarlo. Mi hai capito? E quando l'avrai trovato, lo guarderai e gli dirai chiaramente: non posso vivere senza di te. Che cosa ne pensi? No. No, io devo riuscirci. Devo riuscire a vivere senza di lui. Don Francisco non si vende niente. Lo so che non si vende niente, che i tempi sono difficili, la gente lo consuma, e con questo. Ma nel suo negozio... Cosa dice, imbecille? Nel mio negozio si vende. Sì. Il mio negozio ha dei clienti affezionati da 30 anni. Sì, io dico soltanto quello che ho sentito, niente. Tanto non rovina il negozio quella banda di incapaci. Don Francisco, sembra che adesso chi manda avanti l'azienda sia sua moglie. Norita! Già. Proprio Norita. Ma come può essere se lei non si intende di niente? Già. Però perché l'ha fatto, eh? Ah, ma io lo so, lo so. Lo fa perché è mia moglie. Già. Non c'è Francisco e c'è sua moglie. Già. È tornata, ma io lo sapevo che tornava. E cosa ha detto, eh? Cosa ha detto? Chi? Come chi? Norita. Mia moglie, la mia bambina. Cosa ha detto, eh? Cosa ha detto? È ancora da Rita, eh? Da Rita, eh? È andata nel mio appartamento. Nel mio appartamento? Si è preoccupata per me. Per me. E cosa ha detto? E questo non lo so, Don Francisco, perché io non l'ho vista. Io le dico soltanto quello che ho sentito dalle commesse. Io devo sapere, io ho bisogno di sapere. Ah, sì, certo, anch'io. È come sapere chi verrà e chi non verrà alla mia veglia funebre. Mi sembra divertente, no? È molto divertente, Maria. Di che cosa ridi? Per la faccenda della veglia. Però adesso, per evitare la veglia, Don Francisco, bisogna che lei stia tranquillo. Vada e... Però mi dica... Se qualcuno dovesse chiedere di lei, io cosa gli dico? Ma cosa vuoi dire, eh? Che non mi hai visto? Per tutti gli altri io sono a Cordoba. Però deve dirmi una cosa, Don Francisco. Come mai lei è qua, vivo e vegeto? Perché devo sapere chi mi tradisce e chi no. Ah, io no, Don Francisco. Ma certo, questo lo so. Io sto dalla sua parte, Don Francisco, mi creda. Io so che tu sei l'unico di cui io mi posso fidare. L'unico. L'unica persona, maledizione, in questa sporca vita. Sì, Don Francisco, sì. Posso fidarmi soltanto di te, ragazzo mio. Grazie. Tu mi devi aiutare, Basilio, non lasciarmi solo. Sì, Don Francisco, sì. Adesso la mia è pura curiosità. Sì? Quanti soldi mi darà? Molti. Davvero? Molti soldi. Ah. Però i soldi bisogna guadagnarseli. Sì, Don Francisco, sì. Sì. Non mi deludere. Per carità. Bene, la giornata è finita, abbiamo chiuso. E allora come stai? Bene. E tu? Andiamo, Miguel. Cerca di venire fuori da questa situazione. Ascoltami, non devi dare retta né a tua madre e né a nessun altro.
Devi solo pensare a te stesso. Ascoltami, devi pensare a te, a quello che... a quello che vuoi tu, a quello che senti tu. Ma chi sono quelli? Mandali tutti al diavolo. Ma che, siamo tutti scemi che non possiamo fare bene il nostro lavoro se non ci sei tu? Sì, sì, è molto più facile dirlo che farlo. Tu pensa a curarti, lascia perdere tutto il resto. Ha piantato grana, Aurora? Ah, anche quella lasciala perdere. È lei che riempiva la testa a tua madre tutto il giorno. Meno male che se n'è andata. Sì, certo. È andata a parlare con Don Lorenzo. E allora? Che parli? Che c'è? Ci vogliono mandare via? Che facciano pure. Senti bene, Miguel. Cerchiamoci un locale. Cerchiamoci un locale da qualche parte. Io sono con te e possiamo uscirne a testa alta. Hai idea di dove possiamo trovare i soldi per mettere su un negozio? I soldi? Che ne so, io non lo so. Cerchiamoci un socio, facciamoceli prestare. No? Certo. Faremo in qualche modo. Per adesso non siamo ancora alla fame. È logico, vecchio mio, è logico. Sentimi bene. Per prima cosa, tu ti rimetti in quadro. E poi, tranquillamente, penserai come si può risolvere la faccenda di Don Lorenzo e soprattutto il caso di Nora. Adrian, per favore. Ah, no. Arriva mia madre e mi parla di Nora. Arriva Isabella e mi parla di Nora. Arriva Alina e mi parla di Nora. E adesso anche tu? Ma no, scusa. Risparmiamelo, Adrian. Miguel, ti prego. Ascoltami bene, io non lo dico tanto per dire come fa tua madre. No, ma io te lo dico perché voglio che tu sia felice, perché se le vuoi bene... Ah, sì. Guarda, perdonami, io so che non sono affari miei, però cosa vuoi? Mi dà fastidio, ecco, mi dà proprio fastidio. Adrian, tu occupati di Isabel, eh? Occupati di Isabel. Sì, sì, è proprio perché penso a quanto voglio bene a Isabel che ti sto parlando di Nora. Dico, se a me capitasse con Isabel quello che a te succede con Nora, io non dubiterei di lei neanche un secondo. Ah. E se un giorno ti rendessi conto che Isabel ti sta mentendo? Ti sta ingannando, che faresti? Ah, ma cosa dici? Lei è tua sorella, tu la conosci. Però cerca di immaginarlo. Se un giorno ti rendessi conto che Isabel non è stata onesta, che faresti? Continueresti a volerle bene? Continueresti a sperare, a illuderti? O tenteresti di dimenticarla? Perché mi dici questo? Perché vorresti, ma non puoi dimenticarla. No. No. E se non vuole vedermi? O se mi riceve ancora sua madre? Spero che non mi chieda di andare via con lui, perché questo non voglio farlo. Dovrà cercare di capirmi, dovrà darmi tempo. Io devo ancora affrontare Francisco, mandare avanti l'azienda, aiutare Marina e Kike. No, no, deve sapermi aspettare. Altrimenti me lo dica una volta per tutte. Io non posso continuare a vivere così. Dove vai, Nora? Stai andando a trovare Miguel Angel? Sì. E adesso... Bene. Questo è l'ultimo. Ah, sì? Io vado a fare la distribuzione. Tu hai bisogno di qualche cosa? Sì, guarda, sono rimasta con poche monete. Ai, io ne avrò per un'ora. Tu pensi di farci? Sì, sì, non ti preoccupare. Semmai dico a Rosa che dia un'occhiata e vado io fino in banca. Ecco, fa così. Ma pure. Senti, come l'hai trovato, Miguel? In gamba.
Perché? Per niente, per niente, è così. Ecco, ecco qua. Io me ne vado, ciao. Ciao, stai attento. Attenzione, ecco. Vediamo. Ecco, siamo a posto. Grazie. Arrivederci, grazie. Alina? Sì? Ti ho portato un po' di più. Ah, Rosa, lei è sempre molto gentile. No, tu sei gentile, che stai tutto il giorno qui a darci una mano. Si è ripreso Miguel Angel? Sì, si è ripreso. E ho visto che sta proprio mangiando con molto appetito, sai? Mi fa piacere. Ma io direi che il peggio è ormai passato. Bene, certo che è così. E poi con il fisico che ha Miguel Angel, non mi stupirei di vederlo arrivare da un momento all'altro. Ma no, tu sei pazza. No, non può ancora muoversi dal letto. E ora scusami Alina, ma devo andare. E possono avere bisogno faccio di qualcosa. Pure. Ciao. Ai, 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 ai. Vado pure avanti. È self-service. Sì, sì, lo so, ma io non devo comprare niente. Mi scusi, c'è Miguel Angel? No, 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 Miguel Angel non c'è. Però se posso esserle utile in qualcosa, vuole lasciargli un messaggio? No, no, la ringrazio molto. E può dirgli soltanto che è venuta Nora. Ma lei è Nora? Sì. Ma guarda, Miguel Angel mi ha parlato moltissimo di te. Ah, sì, sì. Proprio ieri sera, mentre eravamo insieme, lui mi ha parlato tanto di te e mi ha raccontato anche delle cose personali. Ah, e che cosa ti ha detto? Eh beh, tante cose. Mi ha detto come vi siete conosciuti, tutto quello che c'è stato. Scusa, beh, tanto, il mio nome è Alina. E io ti ho presa per una commessa, ti chiedo scusa. No, no, il fatto è che lo sto aiutando perché voglio che il negozio funzioni. Io credo che una donna debba aiutare in ogni occasione l'uomo che ama, no? Già, certo. Che bel vestito, mi piace proprio. Ah, grazie. Va bene, io me ne vado. Così presto? Sì, sì, perché ho molto da fare. Bene, però, cosa dico a Miguel Angel? Non so, tu sei passata per qualche motivo particolare o, non so, per qualche altra cosa, per salutarlo? Sì, sì, solamente per salutarlo. Ah. Anzi, non dirgli nemmeno che sono venuta, per favore. No, cosa dici? Perché non glielo devo dire? Certo che glielo dico. E mi raccomando, torna, vieni di nuovo. O chiamaci al telefono e ci possiamo vedere e andiamo a bere una cosa insieme. Ti sei preso gioco di me. Quante bugie, Dio mio. Bene, che te ne pare? Sì, sì, va bene. D'accordo? D'accordo. Arrivederci. Ciao, E ritorna. Che bella. Cosa fai qui in piedi? Non dovresti essere a letto, Miguel. Ho bisogno di recuperare le forze, Alina, allora... Ah, sì? Allora ho deciso di alzarmi. Ah, certo. E hai deciso di annullare tutte le teorie mediche, no? Tutte. Ah. Lascia perdere, ho bisogno di lavorare. Però se io ti dicessi che ne parlo con Don Lorenzo e risolvo tutti i problemi, ti metteresti il cuore in pace una volta per tutte. Sì, comunque resta il fatto che io ho bisogno di lavorare, ho bisogno di fare qualcosa. Mi sento... molto male. Mi fa male la spalla. Vedremo. Siedi. E dimmi, le cose come vanno? Quali cose? Voglio dire, il lavoro, gli affari. Oh, sì, le cose vanno a gonfie vele. Con la cassiera che hai scelto non c'è nessun problema. No, dai, parliamo sul serio. Sì, certo che parlo sul serio. Adrian si occupa della distribuzione e degli acquisti. Io invece mi occupo della cassa, appunto. E, dimmi, non è venuto nessuno a cercarmi? Qualcuno mi ha cercato al telefono? No, 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 che io ricordi, no. Tu stai pensando a Nora, vero? Però dimmi, è curiosità di donna. Com'è? È bella? Sì. Sì? E come porta i capelli? Ma che cosa ne so di come si pettina, Alina? Fammi piacere. Oh, ma come? Non lo sai? Che cosa guardi in una donna quando la conosci? No, 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 non me lo dire. Va bene.
le guardo gli occhi. Davvero? Sì, è così. E come sono quelli di Nora? Sono profondi e trasparenti. E i miei? Sono sicura che non sai nemmeno di che colore sono. I tuoi sono molto belli, Alina. Oh, sono molto belli, Alina. I tuoi sono molto belli. Questo sarebbe come dire che non hai voglia di guardarli. No, sinceramente, Alina, non è quello. È che sono parecchi giorni che mi sento proprio male. Ma scusami, allora, io volevo soltanto rallegrarti un poco. Ti ringrazio tanto, Alina. Ti ringrazio di cuore. No, sono io che devo ringraziarti. E perché dovresti ringraziarmi? Sì, perché è la prima volta che mi parli di Nora. E questo significa che hai fiducia in me, no? Io voglio che tu sappia che quando hai qualche problema puoi confidarmelo. Come quando eravamo bambini e vivevamo al paese. Te ne ricordi? Sì. È passato tanto tempo, Alina. Non così tanto. Il fatto è che a quell'epoca tu avevi occhi soltanto per Aurora. E non ti ricordi che noi due ce ne stavamo a chiacchierare per ore e ore? Te ne ricordi? Sì. Mi ricordo, sì. Bene. Aurora sarà cambiata, però io sono sempre tua amica. Grazie. Bene, devo ritornare in negozio. Hai bisogno di qualcosa? Lo so, hai bisogno di Nora. No. Non ne ho bisogno. Bene, tanto meglio. Ciao. Ciao. Nora, quanto è bello. È un abito talmente facile da portare che se lo strapperanno di mano. Ti senti bene? Sì. Sì, adesso mi passa. Riuscirò senz'altro a farmelo passare, Rita. Continui a pensare a Miguel Angel, vero? Ti chiedo per piacere di non ricordarmelo mai più. Per favore, Nora, perché non la pianti con questo atteggiamento? Deciditi, vai a trovarlo, digli che gli vuoi bene e smettila di aspettare. Aspettare chi? Non vedi come stai soffrendo? Ci sono andata. Ma cosa stai dicendo? Quando? Lo sai quanto mi hai aspettata? Neanche 2 settimane. E pensare che mi avrà detto 1000 volte che mi amava, che ero tutta la sua vita e che non mi avrebbe mai lasciata. Ma come si può dimenticare una persona così in fretta? Una persona che dici di amare tanto. Dimmi che t'ha detto, che cosa ti ha detto? Lui non mi ha detto proprio niente, Rita. Ma io l'ho visto, è una ragazza molto carina. Ma è anche una persona molto simpatica. Nora, ma chi hai visto? Di chi stai parlando? Della fidanzata di Miguel Angel. È lei che ho visto. Sì, è davvero molto graziosa. Aspetta un momento, Nora. Aspetta un momento. Tu sai che in quella casa non ti vogliono bene. Questo mi pare che sia molto chiaro. Se tu non hai parlato con lui, come fai a sapere che è la fidanzata? Ma cerca di capire, Rita. Tutte le volte che sono andata a casa sua non mi ricevevano, mi trattavano male, erano sempre molto sgarbati. Mi raccontavano delle storie per farmi andare via, in modo che non potessi vedere Miguel Angel. Ma questa volta no. Lei mi ha accolto molto bene, anzi, quando io le ho detto che mi chiamavo Nora, beh, ecco, si è dimostrata persino contenta. Sì, si è dimostrata contenta, perché lei non poteva sapere cosa c'è stato fra te e lui. Sì, lo sa invece. Lo sa perché, visto che ora è diventata la sua donna, lui le ha confessato di avere un bellissimo ricordo di me. Ecco cosa sono per lui. Un ricordo. Credi, mi lascia addirittura la bocca aperta, sai. Immagina come mi sento io. Più ci penso e più mi sembra incredibile, Rita. Io non posso credere che sia tanto bugiardo, tanto ipocrita. Non riesco a crederlo, Rita. Tanto falso. Nora,
Io insisto, sai perché? In fondo non hai visto Miguel Angel, non hai parlato con lui e hai preso per buono tutto quello che ti ha detto lei. Sì, perché mi è sembrata molto sincera. Sai, mi ha detto di passare quando volevo, di telefonare qualche volta e di andare insieme a prendere un caffè. Miguel Angel, lei e io. Se le cose stanno così, mi pare che Miguel Angel la conoscesse da prima e non da adesso. È riuscito a mentirmi anche in questo. Io non so cosa dirti, Nora, però devi renderti conto che non puoi lasciarti andare proprio adesso. È egoista dirti che abbiamo bisogno di te. D'altro canto, è la verità. Nora, è anche una tua soddisfazione. Guarda che cosa stai facendo, cosa stai realizzando. Vedi, sta andando tutto bene. Su, eh? Sì, questo è vero. Ma vedi, io non riesco a dimenticarlo. Sto troppo male, Rita. Al solo pensiero che è tutto finito per sempre, che non potrò rivederlo mai più. Io mi sento come se fosse morta una parte di me e vorrei che Miguel Angel non fosse mai entrato nella mia vita. Mi scusi, signora Nora, è permesso? Sì. È che bisogna registrare la merce che è arrivata. Chi deve farlo? Lo faccio io. Adesso sono io la responsabile del negozio. Voglio darmi da fare. E voglio ottenere il massimo. Uno speciale di prosciutto crudo, uno di salame, un'acqua minerale e un tè. La fame non manca. Se mi va, faccio anche indigestione. Ma per qualsiasi problema di digestione, una cucchiaiata di olio di ricino. Rimedio infallibile. Che cosa le posso portare? Un panino come quello che sta mangiando lei. Con un tè? No, per carità, non esageriamo. Un bel bicchiere di vino bianco. Mi pareva. Marco, uno speciale di prosciutto e formaggio. Un vino bianco, uno. Cos'è che guardi con tanto interesse? Niente. Un ragno. Ma dove? È una frottola, vero? È una frottola e mi stai prendendo in giro, certo. Ma no, non ti prendo in giro. Sono serissimo, molto serio, guarda. Dov'è il ragno? Fammi vedere. È volato via. Ah, sta attenta, eh. È là su, sul soffitto. Guarda. No, l'hai visto? Ma no, guardalo là. Lo vedi? Mi vuoi lasciare il braccio, per favore? Va bene. Vuoi tornare al tuo tavolo? Posso fare qualcos'altro? Sì, potresti morire. Sì, però prima di morire mi posso sedere al tuo tavolo? È l'ultimo desiderio di un moribondo. Allora? L'ho capito, sai, è solo un pretesto per... E se fosse? Se ne parliamo, se ne accorgono. Accorgersi di che? Ma che cosa ti prende? La signora Nora ha dato un paio di ordini e tu stai morendo di paura. Ma ti rendi conto che ci possono licenziare in qualsiasi momento? Non lo capisci che stanno aspettando il minimo sbaglio da parte nostra per liberarsi di noi? E con che cosa ci liquidano, papà, se non hanno neanche un centesimo? E inoltre la signora Norita non ha la grinta per tirarsi fuori, qualunque cosa tu dica. Però non ha avuto difficoltà a pagare l'auto per te e il Remedios. Sarà stupida, però si è messa a capo dell'azienda e ci ha estromessi tutti quanti. E allora? Ti vuoi mettere a piangere? È l'unica cosa che ti viene in mente? Ah sì, io piango. E tu? Beh, vediamo, adesso cosa ti viene in mente? Vuoi che te lo dica io? Niente. E sai perché? Perché non si può fare niente. E se ritornasse Don Francisco? Andrebbe ancora avanti così? Però Don Francisco non c'è e non sappiamo neanche quando tornerà. E allora? E allora noi dovremo ritrovarlo. E tu, invece di stare a piangere, devi occupartene un poco. Devi fartelo dire da Paolina. Non è possibile che l'unica cosa che sappiamo di Don Francisco sia che si trova a Cortina. Posso chiedere un favore? Ti dispiacerebbe evitare di parlare di Paolina? Perché? Cosa è successo?
È successo che Don Remedios mi ha pescato mentre la baciavo ed è diventata furibonda. Cosa? Ma sei veramente stupido. No, aspetta un momento. Tu mi devi rispettare. Se vuoi che io ti rispetti, devi rispettarti tu. Com'è possibile? Noi abbiamo tutto in mano e corriamo il rischio di perdere tutto, papà. Se ti sei lasciata scappare, Francisco, non devi dare la colpa a me. Sì, è vero. Me lo sono lasciato scappare. Non so che cosa sia successo e non riesco a sapere dov'è. Però io lo voglio riavere, papà. Ah, bene. E nel frattempo che succede? E nel frattempo dobbiamo darci da fare. Tu ti occupi di Paolina e di Donna Remedios e io mi occupo della signora Norita. Sì, Norita. Però... E se Don Francisco non ritornasse? Ritornerà, papà. Ritornerà, sta tranquillo. Oh, buon Dio, invece di parlare a sproposito, perché non mi dici una buona volta come vuoi fare per ritrovarlo? Vedrai. Tu non mi conosci bene, papà. Tu non sai di che cosa sono capace. Speciale no, di prosciutto. No, no, non qua, laggiù, là sul tavolo, ti dispiace? Sì, figuri. Grazie. Ecco qua. Ecco qua, grazie. Come va, eh? Come va, signorina? Come vanno le vendite? Come vanno le cose, bene? E per lei come vanno le vendite? E come vanno le cose, bene? Vuole proprio la verità? Male. E allora perché non si preoccupa degli affari suoi? Come che mi diceva? Carattere. No, io ti stavo dicendo. Sai, sembra incredibile, ma passa tutto il giorno a farmi delle domande. Non capisco perché non si mette a fare il parrucchiere per signore. Ma calma, che pretendi? Che gli dia una lezione? E che cosa vorresti dimostrare con questo? Beh, io niente, però chissà, mi ha visto seduto qui al tuo tavolo e forse è geloso di me, chissà. No, comunque non pensare di farti bello a spese mie, hai capito? Va bene, facciamo la pace. È il mio ultimo desiderio. Ah, sì. Era... mi ricordo, mi avevi chiesto... Ecco, sì, mi avevi chiesto di sederti al mio tavolo e dopo... Vedi, adesso sei tu che mi stai prendendo in giro. È che se non la metto sul ridere, ti dovrei dare una pedata. Ma che ti prende? Nessuno può fare dell'avance con te. No, non mi sono mai piaciuti gli uomini sfacciati. Quindi se fai così ci sono due soluzioni. O non ti rispondo... O ti tiro un servizio di piatto in testa. Ah, bene, posso scegliere. Allora, ho un piatto in testa o delle pedate. Ma che vuoi dire? Voglio dire che è l'unica cosa che ti meriti. Ah, ma perché mi tratti in questo modo? Perché tu sei la figlia del padrone dell'azienda e io sono solo un dipendente. Ah, andiamo. Non mi vorrei dire che sei così classista. No, non sono classista. Sei tu che vorresti mettere le mani sulla figlia del padrone. Ah. Molto conveniente, mio sì, caro. Sì, 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 però sarebbe molto diverso se io avessi una bella Ferrari ferma qua fuori davanti alla porta. No, sarebbe la stessa cosa. Perché sicuramente la tua auto sarebbe rossa, con le strisce colorate sul cofano, fasce bianche sulle quattro ruote e un particolare. Allo specchietto un bambolotto appeso con su una scritta come ho bisogno di carezze o roba del genere. Vuoi sapere una cosa? Che cosa? Io... Che hai anche i calzini corti e lo stereo a tutto volume? No, noi un giorno usciremo insieme, lo sai? Mm. E magari passerò a prenderti in pullman. Eccitante in pullman. Mm-hmm. Oh, allora vuoi che ti dia la mia opinione su questo bel programmino? Sì, ci tengo molto. Ah, ti è bastato o vuoi che sia più esplicita? E poi, sempre viaggiando su quel pullman, ti voglio portare a casa di mio padre e di mia madre, che vivono laggiù a Boulogne. A quattro isolati dalla stazione, chon chon. E poi andremo a mangiare la pizza in un locale caratteristico. Ah, sì? E a questo punto suona la sveglia e tu improvvisamente smetti di sognare. Guarda, vuoi che ti dica una cosa? Mi sono divertita. All'inizio eri di una noia mortale, però adesso mi diverto. Sì, dai, vai pure avanti, dai, vai. Toglimi una curiosità. Ma che cosa ti fa parlare così, eh? Ma chi ti credi di essere? Rispondi. No, io li conosco benissimo, i tipi come te. Siete tutti uguali. Avete in testa soltanto balli, ragazze, sì, macchine sì, rosse. No. Ma lo vuoi sapere? Io un tipo come te non lo vorrei per nessun bene, motivo bene, al mondo, però, hai capito? Però sfortunatamente mi dovrai sopportare ancora per un bel po'. Eh sì, fa una cosa, pagami il conto, eh? Io poi ti darò i soldi. Ciao, dispettosa. Oh, ma... Che cazzo è? Può darsi che la fattura non sia arrivata perché io non l'ho ancora vista. Nessuno mi ha detto niente. Il fatto è che per questa fattura Nora ha già staccato un assegno. Io non voglio che abbia dei problemi con la banca, mi capisce? Sì, però io qui non riesco a trovarla. Magari è in quel mobile. No, lì è difficile. Sicuramente l'avrà messa in questo cassetto, però fino a domani... Vabbè, ad ogni modo non è molto grave. Domani sarà tutto a posto. Va bene. No, non è nemmeno qua, ho guardato. E... Sì?
Mi dica, se l'è presa male ieri quando l'ho invitata a bere qualcosa? No, assolutamente. Bene, vogliamo uscire. Sì, allora se l'è presa male, eh? No, le ho già detto di no. E allora perché mi sfugge? Chi? Io? Oh, ma che cosa dice, no? Sì, Rita, mi fa star male, veramente, perché io davvero l'ho invitata senza nessuna cattiva intenzione, solo per parlare un po'. Ne sono convinta, io la ringrazio, Giorgio. Solo che mia madre non sta bene e quando si chiude il negozio io torno di corsa a casa. Ah. Sì. E anche oggi tornerà a casa di corsa. Proviamo a fare una cosa. Quando uscirà io l'accompagnerò a casa con la mia macchina. Parleremo un poco e imparerà a conoscermi. Così la prossima volta che la invito potrà dirmi di no perché... Beh, perché non le piace la mia conversazione. No, no, la prego, non è questo. Il fatto è che... Che cos'è, paura o timidezza? Le ho già detto che mia madre mi sta aspettando. E per una volta sola non può aspettare mezz'ora di più. Francisco, vorresti avere la bontà di spiegarmi cosa vuoi, cosa pretendi, eh? Lei se n'è andata, devi accettarlo, se n'è andata, è così. Presto o tardi doveva ben capitare, io te l'avevo detto. Oh, basta, siediti. Ma perché, dimmi, perché fai così, eh? Che necessità hai di umiliarti così, cercandola, correndole dietro? Sono io che sbaglio. Tu sai pensare soltanto a te stesso, mio caro. Sai che cosa sei? Sei un egoista. Ecco, tutto sommato è meglio la televisione. Io sono suo marito, sono l'unico che lei ama. L'unico? Mi fai scoppiare dal ridere. Sì, l'unico, non mi dire di no, perché se tu mi dici di no è perché sai qualcosa. Tu non mi devi ingannare. E tu non devi gridare con me, perché io non ho nessuna colpa delle tue decisioni. Allora non dirmi delle cose che non voglio sentire. E che cosa vuoi che ti dica? Posso mentire se vuoi, se ti dico delle bugie. È che tu la deformi la verità, è questo. Perché? Cosa sai tu di Norita, eh? Cosa sai di com'è la mia bambina? Vediamo, che cosa sai, eh? Ah, la tua bambina. Guarda, la tua bambina è come me, come qualsiasi donna. Chi è? È una donna che è sposata e che non combina niente con il marito e finisce per cercare un altro uomo. E sì, è così, Francisco, scusami se te lo dico. Oh, ma no, eh. Io te l'avevo detto, perché questo te l'avevo detto, o no? Però tu, e dai con la tua bambina. La mia bambina. La mia bambina non è così. La mia bambina... È Maria Vergine la tua bambina. Basta, no! La mia bambina è innocente. Lei non ha queste brutte idee nella testa, tutte queste bassezze. Lei non le ha, no? Sai che cosa ti succede, Francisco? Tu cerchi di ignorare il tuo problema. Perché tu ce l'hai un problema e, inoltre, sei molto più vecchio di lei. Bene, un giorno o l'altro doveva finire così. Le è bastato agguantarti. Sì, però è tornata. Lei è tornata, sì. Non lo sapevi, eh? Vedesi che faccia mi stai facendo. Lei è tornata, sì signora. È tornata perché è la mia bambina. Io lo sapevo che lei sarebbe tornata, lo sapevo. E dove è tornata? A casa tua? Non so, però al negozio è tornata. Al negozio è tornata, sì. E non ridere, no, non ridere. E sai perché è tornata? Perché? Perché è mia moglie. È tornata perché là non c'era Francisco. È tornata per accudire gli interessi di Francisco, le cose di Francisco. Questa è la mia bambina. Oh, Francisco, mi sembri un bambino. Ma tu sei davvero convinto che lei è tornata per curare i tuoi interessi? Fammi il piacere. E perché allora, eh? Perché sarebbe tornata? Avanti, dimmi. Per cavarti i soldi, sciocco, per questo è tornata. La polizia. Calma. La polizia. No, deve essere Giulio. No, è la polizia. Calma. No, Francisco, resta tranquillo, io vado a vedere. Tu stai qua, tranquillo, eh. Mi hanno denunciato.
Maledetti, tutti mi tradiscono. Chi è? Sono io, Giulio. Apri. È Giulio, vieni. Salve. Ciao. Come va? Oh, non so. Io non sono né infermiera né psichiatra. Ah, Giulio. Ciao. Giulio mio, che gioia vederti. Pensavo che mi avessi tradito, perdonami. Perdonami, però, come mi hai tradito con Norita? Che stai facendo tu lì, eh? Avanti, andiamo. Che cosa aspetti? Su, sbrigati. Vado andiamo. Senti, adesso devi rispondere a una domanda, però senza mentire, eh? Per favore, Giulio, senza mentire. Che cosa vuoi? Giulio, tu mi stai aiutando a uscire da questa situazione perché sei un mio buon amico o mi stai aiutando a sprofondare per restare con Norita? Rispondimi. Io ti voglio dire una cosa sola. Io ti voglio aiutare, però anche tu devi aiutare me. E perché dovrei aiutare te dopo quello che mi hai fatto con Norita? Perché tu non stai bene, sei malato, te lo dice un medico. Sei malato e hai bisogno d'aiuto. No, io non ho bisogno di niente, mi hai capito? E tanto meno di te. Per favore, Francisco, sei nervoso e squilibrato, hai dei problemi psichici. E come vuoi che mi senta? Come vuoi che mi senta? Dopo aver ammazzato un uomo, eh? E con tutti i problemi che ho con Norita. Sono queste cose che mi hanno ridotto così. Bene, qualunque sia il motivo, tu hai bisogno di cure, non ti pare? Io non ho bisogno di niente. Io ho soltanto bisogno che si risolva il problema con la polizia e che Norita stia insieme con me. E vedrai che guarirò in un momento, te lo assicuro. Francisco, questa non è una cosa di adesso. Tu hai bisogno di una terapia di... Io non sono pazzo! Ci sono milioni di persone che vengono aiutate da un analista. Questo non vuol dire che sono pazzi, no, al contrario. Dimostrano che sono saggi, perché vogliono uscire alla svelta. Molto bene. Allora facci tu dallo psichiatra, io non vado. Me ne vado, Francisco. Questo è l'ultimo tentativo che faccio. Che c'è? Che cosa vuoi dire, eh? Cosa significa che è l'ultimo tentativo? Semplicemente questo. Quello che succederà da ora in avanti è solo responsabilità tua. Anche lui. Sì, dovrò ammazzare anche lui. E tu? Io che? Non so, fino adesso abbiamo parlato di me. Sì, io non so cosa dirti. E tu sei come me. Non ti sei sposata? No. Non ti sei sposata? No, dico che non sono come te. Sei sposato allora? No, neppure questo. Sono divorziato. E ho due figli. È divorziato? Ma non me lo dire. Se io l'avessi saputo che... Oh, avrebbe ben potuto essere scapolo, no? Figuriamoci. Rita, tu non hai mai fumato molto, ma adesso guarda, hai riempito il posacenere. E tu che cos'hai? Neanche tu fumavi e adesso sembri una ciminiera. Io sono molto nervosa, allora capisci? Non lo so, mi sento tanto tesa. Devo fare qualche cosa e allora fumo. Molto bene. Ma che cos'hai? Stai male? Sei nervosa anche tu? O non mi direi che Giorgio si è comportato male? No, è che abbiamo parlato per 2 ore, è tanto gentile, tanto cavaliere. E allora che ti succede? Prima di questo incontro, Nora, io ero una donna tranquilla, senza problemi. Quando sono andata a prendere quel maledetto caffè con lui, io ho pensato a una possibilità. Perché ridi? No, ma sul serio? No. No, sicuramente lui ti interessa e la cosa mi fa piacere. A non rallegrarti, perché io non sono né contenta né niente. Sono come svuotata. Ma perché? Ah, Rita. Ti ho già detto che è divorziato. Ui. Vedi? Ui. Anche tu ci sei rimasta male. Sei rimasta sorpresa anche tu. Io non sono rimasta affatto sorpresa. È una cosa normale. In fondo è lo stesso. Io sono...
No, io non sono una stupida. Io so che alla mia età non si può pretendere di trovare uno scapolo lì pronto per te. Però un briciolino di fortuna, non chiedo troppo. Te non devi dire così. Tu hai avuto una fortuna incredibile. Non devi dire così. Perché? Che fortuna mai avuto? Fammi piacere. Ma ascoltami, Rita. Hai detto tu stessa che è un uomo educato, che ha molta classe, che è molto gentile, pieno di attenzioni, è disposto ad aspettarti. Mi hai detto che stai benissimo con lui. Mio Dio, ma che cosa vuoi di più? Avanti. È divorziato, no? No, no, non dire così. È divorziato, no? Perché è divorziato, è un fatto. Senti, ha una moglie, ha dei figli, si tratta di una famiglia. Che cos'ho io? Non mi rimane nemmeno la possibilità di sognare un futuro con un uomo così. No, io non me la sento, non posso farlo. D'accordo, però tu devi pensare che ci sono migliaia, milioni di coppie di divorziati che... Io non voglio certo mettermi a discutere sul divorzio, no. Il fatto è che a volte nella vita ci sono situazioni in cui il divorzio è l'unica via d'uscita, davvero. Come il tuo matrimonio con Francisco, tu stai parlando di questo ora, no? No. No, ma vedi, questo discorso me l'ha fatto ricordare. Vedi, però il tuo caso, scusami, il tuo caso è assolutamente diverso perché il motivo che hai tu per divorziare è molto serio, mi pare. Ma tu come sai che il mio caso è diverso? Perché non può essere uguale a quello di Giorgio, per esempio? Perché bisogna mettere sempre un'etichetta a tutte le situazioni? Non lo capisco, Rita. È esattamente la stessa cosa. Vedi, io penso che una persona divorziata abbia il sacrosanto diritto di ricostruirsi una vita, di provare ad essere di nuovo felice, tu non credi? Tu pensi di divorziare da Francisco? Oh, Rita, santo Dio. Fuma, fuma. Così almeno stai zitta. Ma divorzieresti o non divorzieresti? Oh. Ciao, Paolina. Come stai? E come vanno le cose? Come? Bene, sì, sì, certo. Salve, donna Remedios. Sì, sì, io... Come? Sì, sì. Sì, sì. No, 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 no. Sì, sì, sì. Bene, bene. Arrivederci, donna Remedios. Arrivederci. Sei tutto un sorriso. Che cosa c'è? Ci sono buone notizie. Ah, sì? Donna Remedios vorrebbe che sposassi Paolina. Come? No. Hai visto? Sembravamo pieni di problemi, e questo e quello. Invece tutto risolto. Senti, tutto sistemato. Che imbecille. In fin dei conti, chi è il padrone del negozio? Senti un po', prova a chiederlo a Don Lorenzo, eh? È lui l'unico padrone del locale. Sì, va bene, però gli affari erano scarsi prima che Miguel Angel cominciasse a lavorare. Meriterebbe d'essere lui il padrone. Hai ragione, proprio così, sono d'accordo. E tu cominci a parlare con Don Lorenzo in modo che la cosa vada avanti. Sì, bene. Lasci fare a me. Sì, vedremo. Bene, Miguel Angel, e tu? Non hai voglia di venire fino in negozio e camminare un poco? Ma cosa dici? Sei diventata matta? No. Alina ha ragione. Ora noi andremo in negozio, cammineremo un pochettino, prenderemo un po' d'aria. È un'ottima idea. Vogliate scusarmi, ragazzi? Sì, che no, ai, dammi una mano. No, ti aiuto io, per favore. Vieni su. No, tu mi darai poi i bracci. Sì. Adesso dai, Alina, mi raccomando, Piano, piano, mi raccomando. Bene, sì. E questo? Dai! Buono. Andiamo, vai, cammina, dai. Credo. Va bene? Fai piano. A che stai pensando, mamma? Io? A niente. Thank you.
hai già fatto abbastanza per oggi. Non metterti a controllare la merce, guardare prezzi e via di seguito, capito? È la forza dell'abitudine. Entro nel supermercato e divento pazzo. Perché mi guardi così? Stavo pensando. A che cosa? Dimmelo. Ma quanto sei diversa da Aurora. Scusate, disturbo? Ah, l'avevo dimenticato. Apri tu, Alina. No, io resto qui con Miguel Angel. Sì, ma attenta a non stringerlo troppo, è ancora convalescente. Sta tranquillo. Bravo, bravo. Cosa succede? Adrian. Sì, arrivo. Adrian. Cosa c'è? Stavo parlando con Alina e le stavo dicendo che c'è una differenza fra lei e Aurora. Non ti sembra? La verità? Niente a che vedere. Io non so se offendermi o dirvi grazie, sapete? Allora dimmi grazie. E va bene. Allora andiamo avanti. Prego, Alina. Vieni, vieni che ti sostengo.